Buongiorno, in questa sede rappresento le misericordie del nostro comprensorio, le misericordie del Mugello. Siamo molto contenti e molto felici che ci hanno invitato a questo evento, a questa giornata che parla delle reti di assistenza e di cura nel nostro territorio in occasione appunto delle giornate di commemorazione degli 150 anni del Mugello. Le misericordie stanno pieno titolo all'interno di queste reti di assistenza, anche solo per il fatto della loro dislocazione territoriale. Dei 10 comuni del Mugello hanno la presenza di ben 13, si contano ben 13 associazioni, quindi è una presenza capillare nel nostro territorio. Che raccontare? Quello che facciamo penso sia sotto gli occhi di tutti, potremo ricordare i servizi fatti durante il periodo dell'emergenza pandemica con le ambulanze, i servizi sociali, i servizi di protezione civile, quelli a fianco dell'ufficio associato dell'Unione dei Comuni di Protezione Civile. In questa sede vorrei un pochino spendere qualche minuto per ricordare un po' dei servizi nuovi, figli diciamo così del nostro tempo. Il primo che tengo a ricordare è i servizi di trasporto Covid fatti proprio nei periodi più bui dell'emergenza sanitaria. Nel Mugello è stata organizzata un'ambulanza Covid con sede presso la Misericordia di Barberino e a turnazione tutte le misericordie mugellane coprivano i turni. Questo è stato un servizio veramente importante per il nostro ospedale, che ha garantito i trasferimenti sanitari ma anche per gli ospedali fiorentini. Altro servizio che a causa di questa emergenza che purtroppo si allunga nel periodo è il servizio di microcredito che le misericordie del Mugello, coordinate dalla Misericordia di Borgo San Lorenzo, ma assieme al punto famiglia e alle Caritas parrocchiali, in questo periodo stanno rinvigorendo questo servizio, dando nuova forma. È un servizio di microcredito, un prestito fino a 3.000 euro che viene offerto a chi si trova in bisogno, chi non ha la possibilità di pagare le bollette oppure delle spese mediche. Un servizio che veramente ha fatto la differenza e ha tolto dalle difficoltà molte persone. Questa è la nostra misericordia, queste sono le nostre misericordie che sono ben radicate nel nostro territorio e con immense difficoltà cercheremo sempre di portare avanti i nostri servizi a favore della nostra comunità.